pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. L'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. I rappresentanti politici del territorio stanno dicendo la loro sui ventilati 45 licenziamenti in Sogeal. Stavolta è intervenuto il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, che richiama tutti alle proprie responsabilità per evitare la perdita dei posti di lavoro. Il primo cittadino sassarese auspica trattative e accordi sindacali basati su un concreto piano di sviluppo industriale della società aeroportuale. I lavoratori sperano e attendono una soluzione. In vista del passaggio di consegne al comando dell'ufficio circondariale marittimo di Alghero, previsto per venerdì, ieri mattina il sindaco Mario Bruno ha voluto salutare Paola Piroddi per 2 anni alla guida della locale Guardia Costiera. Nell'occasione la comandante era accompagnata dal tenente di vascello Roberto Fronte, proveniente da Genova e prossimo all'avvicendamento. Negli uffici di Piazza Portaterra, insieme al primo cittadino, erano presenti gli assessori comunali Raimondo Chiazzotto e Raniero Selva. Riprende la protesta nella miniera di bauxite di Olmedo. Come ricorderete, da 2 anni il destino dei 28 operai è in bilico. La maggior parte ha perso gli ammortamenti sociali a luglio, mentre gli altri li perderanno a dicembre. Ieri è scaduto il termine ultimo per la presentazione di offerte per il nuovo bando regionale e un gruppo di minatori è sceso a 180 metri di profondità. L'unica offerta arrivata è quella della Milanese Futura. Ora la parola passa alla regione. Andava in giro nudo per le vie di Narcao e alla vista dei carabinieri ha deciso di saltare ripetutamente sulla loro auto. A quel punto un 54enne di Giba è stato arrestato dai militari della stazione di Teolada, che hanno dovuto anche fronteggiare la sua resistenza. Il giudice ha convalidato l'arresto per atti osceni in luogo pubblico, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e l'uomo è finito ai domiciliari. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta dal porto di Alghero. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. Chiudiamo con una notizia curiosa. La Società Nazionale di Salvamento Sezione di Alghero, in collaborazione con lo stabilimento Ermeu e con la FIBA Confesercenti, promuove per il primo anno un concorso nazionale per il più brutto bagnino di salvataggio o titolo equipollente d'Italia. Per partecipare è necessario inviare via mail agli indirizzi web info@ermeu.it o frapellegrini60@gmail.com entro non oltre sabato 30 settembre, copia del brevetto in corso di validità, autocertificazione di aver lavorato almeno una stagione balneare con la qualifica e 2 fotografie, delle quali una con indosso la maglia rossa salvataggio. I premi verranno assegnati in occasione del SUN di Rimini nello stand salvamento. Vi lascio con il meteo per la giornata di domani, io vi do appuntamento alle prossime edizioni dell'Alghero TG Express. Per qualsiasi richiesta di informazione, messaggio o segnalazione potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Ogni giorno ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva. Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vogliamo starvi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più, l'amore incondizionato per Alghero. Alghero TG Express.